Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo il video acquisti per quanto riguarda i manga e i fumetti dell'ultimo periodo. Perdonatemi se per caso risulterò un po' schizzata in questo video, ma sono appena tornata dalla prima prova di maturità, quindi sono abbastanza ancora in fibrillazione, però sono abbastanza soddisfatta del mio tema, spero tantissimo che piaccia anche al commissario esterno e spero bene, insomma. Niente, cominciamo subito con il video. La prima cosa che vi mostro è Ion di Angela Vianello. Questa è una graphic novel italiana edita dalla Shock Dom al prezzo di 12 euro su Amazon, però la trovate o a 10 o a 10,50 euro, insomma di circa verso quel prezzo lì, ed è davvero molto carina. Mi è piaciuto molto questo primo volume, sono in tutto se non sbaglio 3, io appunto per il momento possiedo soltanto questo, ma mi è piaciuto veramente tanto. È una specie di fantascientifico, direi, parla di alieni, di creature particolari, ma i protagonisti sono due adolescenti di Roma, insomma, e il tratto e la bravura di questa appunto autrice è secondo me magistrale. Un utilizzo comunque del colore veramente fantastico ed è veramente bello, mi è piaciuto veramente tantissimo il tratto, la storia è molto simpatica, vola che è una meraviglia. Non ci sono molti dialoghi, devo dire, ce ne sono un po' pochini, a parte in alcune parti, tipo qua, però non ci sono tantissimi dialoghi, quindi si legge veramente veramente in fretta, però è tutta a colori e le pagine sono abbastanza patinate ed è molto simpatica, veramente molto carina, e non vedo l'ora di leggere i seguenti volumi, così vi farò magari una recensione più approfondita e appropriata. Successivamente ho preso In Upper Boku Secret Service di Kokua Fujiwara. Questo qui è un manga edito dalla Star Comics al prezzo di 4,30 euro. Era già da un po' di tempo che miravo questo manga, però per un motivo o per l'altro non l'avevo mai acquistato, insomma non ero mai riuscita a interessarmi particolarmente, ma ultimamente sono alla ricerca di storie nuove, diverse comunque da quelle che ho letto finora in generale, che non siano troppo simili a quelle che ho letto finora tra gli shoujo, e quindi ho trovato questa che mi sembrava comunque, rimaneva nello shoujo, però mi sembrava anche un po' più particolare, un po' più fantasy, e quindi ho acquistato questo volume. L'ho già letto e mi è piaciuto veramente tanto, non vedo l'ora di leggere i seguenti volumi, è davvero molto simpatica come storia e se vi interessa troverete anche l'anime, non so se una o due stagioni, non ne ho idea, però so che c'è l'anime, quindi si può anche guardare quello. Successivamente è il turno di Tadzurana Kiss di Kaoru Tada. Questo manga me l'avete sentito nominare un po' di volte ed è uno dei miei manga shoujo preferiti, nonché la bibbia degli shoujo manga, è considerata da tutti la bibbia degli shoujo manga. Purtroppo l'autrice è morta prematuramente, non è riuscita a terminare l'opera, infatti è terminata in 12 volumi, ma doveva essere più lunga. L'anime però pare che sia completo, più completo rispetto al manga, perché appunto gli hanno dato una fine, diciamo. E l'anime è anche molto molto bello perché si attiene molto fedelmente alla storia originale. Questo manga mi trasmette sempre un sacco di gioia, mi scalda il cuore, mi rastrena tantissimo, mi fa pensare a quanto sia importante l'amore, il voler bene ai propri cari, insomma, quanto non ci sia bisogno di beni materiali, di avere sfarzosità, ma soltanto di avere l'affetto delle persone care, l'amore del ragazzo che si ama, insomma. È veramente un manga bellissimo che nella sua semplicità, nella sua simpatia e ingenuità, secondo me regala veramente tantissime emozioni e manda un messaggio veramente importante, quindi ve lo consiglio tantissimo se vi piace lo shoujo manga e il genere shoujo appunto e non avete mai letto Tadzurana Kiss, dategli una possibilità, anche se il tratto è un po' particolare e può piacere come no, a me personalmente piace molto, ma so che non a tutti è così, però passate sopra il tratto, guardate la storia perché è qualcosa di fenomenale. Ultimo manga è Cuckoo's Weeper, spero si pronunci così, non ne ho idea, infatti ho avuto un problema con questo nome perché è abbastanza particolare, di Kyosuke Motomi, edito da Flashbook al prezzo di 5,90 euro. Questo manga è il primo volume di una serie, uscito o a giugno o a maggio, ma comunque è uscito di recente, ed è una storia molto particolare che parla di pulizia, ma non è una lettera di pulizia, insomma, dei palazzi o comunque degli appartamenti, ma c'è un significato in più al discorso di pulizia che riguarda le anime delle persone. È una storia molto carina, simpatica, che a leggere la trama ho detto mio Dio, ma è stranissima, però è Kyosuke Motomi, è l'autrice di Electroshock Daisy e quindi gli ho dato una possibilità e ovviamente mi ha stupito, molto molto carino e simpatico e mi ha fatto sorridere e anche emozionare, comunque molto carina e come primo volume mi sembra abbastanza promettente, insomma, quindi non vedo l'ora di leggere il seguito. Per il momento sono buone aspettative e spero che non vengano deluse successivamente. L'unica cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso è il fatto che il protagonista maschile
per chi ha letto Electroshock Daisy probabilmente vedrà la somiglianza, è identico paro paro a Kurosaki, solo che è castano. Personalmente io preferisco i mori, quindi quasi quasi preferisco questo a Kurosaki, però comunque, cioè nel senso, è bellissimo, però magari cerca di cambiare leggermente i tratti somatici, non dico troppo, perché comunque un autore ha il suo stile ed è riconoscibile, si vede che questo manga l'ha disegnato Tizio piuttosto che Caio, però magari poteva essere un po' diverso, insomma, leggermente, vagamente. Invece è esattamente identico, solo che ha i capelli marroni. La protagonista è diversa da Teru, devo dire, abbastanza. C'ha questo taglio completamente diverso, e il viso leggermente diverso. Il protagonista maschile l'ha fatto identico a Kurosaki, che per quanto mi piace, finito magari un protagonista leggermente diverso, però una cavolata, chi se ne frega, insomma. E niente, questo è QQ Sweeper, perdonatemi per la pronuncia, se sbaglio correggetemi perché io non lo so pronunciare. L'ultimo acquisto che ho fatto è stato un acquisto per quanto riguarda un gadget. Ho preso la Funko Pop di Nick Wilde di Zootropolis. Mi sono innamorata di quel film follemente e quando ho visto la Funko Pop in fumetteria non ho saputo resistere, avendo anche uno sconto di 7 euro in fumetteria da spendere. Ho detto bene, la prendo subito e sono super contenta, mi piace tantissimo. È fatta ovviamente benissimo come tutte le Funko Pop e non vedo l'ora di comprare anche quella di Judy, perché Judy e Nick non si possono separare, devono essere sempre un duo inseparabile e quindi spero il prima possibile di riuscire a comprare anche Judy. E sto diventando dipendente dalle Funko Pop e questa cosa non va bene, ma la mia voce intanto si abbassa sempre. E sto diventando sempre più dipendente dalle Funko Pop perché sono troppo belle, ce ne sono per ogni tipo, forma, anime, manga, film, serie TV, libri, c'è tutto, c'è. E quindi sì, prima o poi verrò sepolta dalle Funko Pop più di quanto io non lo sia già, però sarò felice lo stesso. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate, se avete letto qualcosa che vi ho citato, se avete visto Zootropolis, cosa avete letto nell'ultimo periodo, perché lo sapete, io sono come sempre curiosissima. E niente, ci vediamo alla prossima, ciao!